Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cari fratelli, l'imam oggi ha parlato per l'importanza della convinzione nella nostra vita del basso mondo, cioè per contentezza. Essere contento di tutto ciò che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato, ha destinato per ogni creatura. Cari fratelli, essere soddisfatto, contento e convinto della realtà che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato, ci ha provveduto, ci ha sostenuto, allora è una cosa importante per il credente. La stupa era ben lunga, ma cerchiamo di fare un breve riassunto della stupa. Allah subhanahu wa ta'ala disse: se credete in Allah, io vi aumenterò il vostro rischio, il vostro realtà. Ma se non credete, disobbedite, allora il mio castigo è doloroso, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Allora, per i credenti dice: se credete, io vi aumento ancora il rischio di realtà. Invece per i miscredenti, se non credete, se negate, allora sappiate che il castigo è doloroso. In questo basso mondo il castigo per i negatori e i miscredenti è che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha lasciato in miscredenza, in perdita. Invece nell'aldilà Allah subhanahu wa ta'ala ci ha preparato il castigo del fuoco dell'inferno. Allahumma ajirna min nar. Cari fratelli, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: la relazione che c'è tra questo basso mondo e l'altra vita al di là è ben esemplificata dal caso di ognuno di noi si mette il suo dito del suhada nell'acqua del mare e se lo levasse, guarda se si emerge qualcosa da questo acqua del mare, niente. Ha preso qualcosa, niente. Noi non prendiamo nulla di questo basso mondo, della ricchezza che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato. Come ha detto lo Supremo sallallahu alaihi wasallam, figlio di Adamo lo fanno compaiare tre cose quando morirà: primo, la sua famiglia; secondo, la sua ricchezza; e la terza, i suoi buoni azioni. Primi due, la famiglia e la ricchezza, lo portano fine della tomba, e nella tomba rimane quale la tua opera, il tuo bene che hai fatto in questo basso mondo. E disse ancora il nostro profeta sallallahu alaihi wasallam: guardate chi è più in basso di voi quando si tratta per i soldi, per il denaro, per il dirham. E guardate chi è più in alto di voi quando si tratta per il sapere, per il sapere, per la conoscenza in Allah subhanahu wa ta'ala. E dice ancora il nostro profeta sallallahu alaihi wasallam: se il basso mondo valesse presso Allah subhanahu wa ta'ala quanto l'ala di una zanzara, Allah non darebbe da bere al negatore, al miscredente, nemmeno un sorso d'acqua di questo mondo. Ma Allah lo sa, perché ha terminato Ezer, la fine di questa vita, e nell'aldilà ognuno di noi si rende conto davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala. Come ha detto Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi è presentato il paradiso e ho visto maggior parte degli abitanti del paradiso erano i poveri, e mi è presentato anche l'inferno e ho visto maggior parte degli abitanti erano le donne. Ma una donna intelligente ha chiesto il profeta sallallahu alaihi wasallam: ho sentito da te, ho inviato di Allah, che maggior parte degli abitanti dell'inferno sono le donne, per quale motivo? Ha detto il profeta sallallahu alaihi wasallam: non passa tanto tempo di questo basso mondo
e voi siete, non siete riconosciuti verso Allah e verso i vostri mariti. Anche se ogni marito non mantiene la sua moglie così in palmo, per una cosa piccola che manca magari una volta nella sua vita, lei si lamenta, non è contenta e dice: non ho visto mai un bene da te. E ha detto ancora il profeta: non passa tanto tempo di questo basso mondo e voi vi manca salata quando voi siete nei periodi di menstruazione. Non fate salat, allora non digiunate, e quando vi passano i giorni del digiuno non vi ricompensate dopo quando passa, e così via. Poi ha detto che i motivi per avere un beratat, un rischio, un sostentamento da Allah subhanahu wa ta'ala, ci sono tanti: la fede in Allah subhanahu wa ta'ala, le buone azioni, la visita dei parenti, mantenere i legami di sangue e agire e fare sadaqa in tal modo che la destra dà e la sinistra non sa cosa ha dato. Vuol dire che non dare per arria, per far vedere gli altri, ma dare per il volto, il viso di Allah subhanahu wa ta'ala, per piacere a Allah subhanahu wa ta'ala. E poi, cari fratelli, si è fatto anche ricordare che una persona ha vissuto 500 anni, Allah subhanahu wa ta'ala gli ha fatto risk beratat, una fontana che lui si purificava, prendeva abluzione per le sue preghiere, e gli ha fatto uscire una pianta di melagrana che ogni giorno questa pianta riproduceva un frutto che lui mangiava, e ogni giorno lui scendeva dalla montagna in questa fontana di fare abluzione, di purificare, e adorava la nostra pantala. Invece, quando lui adorava la nostra pantala, ha fatto dua, invocazione, ha detto: Allah, fammi morire nel sujud. E la nostra pantala si fa la sua preghiera e lui è morto nel sujud. E viene detto che nel giorno della resurrezione Allah subhanahu wa ta'ala disse al suo servo: mandate il mio servo in paradiso con la mia misericordia. Invece il servo ha detto: perché ya Allah, con tuo misericordio e non con le mie buone azioni? Allah subhanahu wa ta'ala ci ha fatto avere solo un piccolo dolore, solo di un occhio. Allora lui non ha sopportato, e così solo per un piccolo dolore dell'occhio lui non è stato in grado di sopportare, e ha detto dopo: ya Allah, mandami con tua misericordia. Speriamo che siamo inshallah nella misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, che Dio ci perdona a tutti inshallah. Cari fratelli, vi faccio ricordare che c'è il codice per ognuno di noi che fa un S30 per partecipare sempre per l'Ilia o per l'Ilia e per la moschea, per l'associazione, insomma. Ho già usato un bacio, insomma, per la moschea, per il bene.